D'Ema nasce a gennaio e io sono già rimasto assolutamente entusiasta del numero enorme di richieste che abbiamo avuto di sostenere candidature e di presentare liste, che se avessi avuto la disponibilità del tempo per poter fare veramente campagna elettorale, come magari nell'intimo può far piacere, sarebbe stato ancora più bello, perché avremmo sostenuto tante candidature anche andando sul territorio, no? Penso a quello che è accaduto a Padova, dove non sono potuto andare, ho fatto solamente un video di sostegno e si è arrivati quasi a un filo dal ballottaggio. Detto questo, per come noi ci siamo presentati, con liste fatte alla fine, un movimento che nasce a gennaio, con tutte le difficoltà, il risultato oggi lo consideriamo buono. Può diventare ottimo se il 25 giugno ci sarà la vittoria di Fiorella Esposito ad Arzano e Giosi Gerardo della Regione a Bacoli. Se si vince ad Arzano e Bacoli, io penso che sia ottimo. Per il resto sono, se volete una mia valutazione, soddisfatto, finanche molto soddisfatto, perché pure in comuni dove era quasi impossibile candidarsi, andiamo con i nostri candidati su posizioni intorno al 10, qualche volta anche di più, qualche volta un poco sotto, superiamo movimenti politici che stanno da anni sui territori, quindi per noi era importante cominciare a esserci. Poi ci sarà il momento in cui ci candideremo anche personalmente, non solo io, ma anche tanti di noi della nostra squadra, e insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, io sono assolutamente soddisfatto. E posso aggiungere, se possibile, un'altra cosa e basta: sono soprattutto soddisfatto per le persone che abbiamo candidato e sostenuto. Tutta brava gente, tutta bella gente, tutta gente pulita, tantissime donne, tantissimi giovani che con tanto entusiasmo, senza risorse economiche, hanno fatto una bella campagna elettorale. Questa è D'Ema che ci piace, questa è la politica che guardiamo con interesse e che sosteniamo, perché per noi non è scontato metterci la faccia per sostenere un candidato. Non ci interessa solo vincere, ci interessa convincere. Io non farei troppe equiparazioni tra amministrative e politiche, le amministrative sono molto legate alla persona. Si vota la persona, semmai un ragionamento lo farei sul Movimento 5 Stelle, che non è andato a convincere nei grandi capoluoghi, perché credo che hanno fortemente smarrito il rapporto col territorio e che quando hanno governato non hanno convinto. Poi non dimentichiamo che insomma, in molti luoghi gli apparati di partito sono forti, sono strutturati e sono radicati e vengono sconfitti politicamente quando c'è un'alternativa convincente. Vedete, Napoli poi alla fine perché rimane la prima anomalia e ancora a distanza di 6 anni la più grande anomalia? Perché ci sono le persone che hanno fatto la differenza. Io non credo che il sindaco sia un qualcosa che lo si può inserire in un panorama degli equilibri nazionali. Le missioni amministrative vanno per la loro strada, semmai vedo anche delle cose nuove che non sempre, diciamo, le valuto positivamente, come ad esempio Genova che sta per passare al centrodestra con la Lega, probabilmente, poi bisogna vedere il ballottaggio, però vedo anche dei segnali molto interessanti, dove se forse ci fosse una maggiore unità, so, pensiamo Taranto, se forse le forze del cambiamento e della difesa ambientale si fossero messe insieme si poteva andare a vincere, la bella candidatura di Catanzaro, che è una persona che io conosco e che anche lì non c'è stato il tempo di potersi, che è arrivato a un passo da un ballottaggio in un posto così, così difficile. Ho citato prima l'esperienza di Padova, ma anche tantissimi altri comuni. Insomma, io vedo un vento del cambiamento e noi siamo pronti a fare la nostra parte, mettendo insieme rivoluzione e affidabilità di governo, altrimenti non vinci contro gli apparati. Contro gli apparati vinci solo se metti insieme rottura del sistema e affidabilità di governo, e per le amministrative aggiungo personale, che va a gente con il sindaco alla fine. Allo Stato non vedo nulla, perché quello che si agita nei cieli romani è particolarmente confuso e contraddittorio, basta vedere la fotografia politica che è venuta fuori dal mancato accordo sulla legge elettorale. Io sono concentrato, lo ripeto, a fare il sindaco a tempo pieno, sempre di più entusiasta di questa sfida che comunque è piena di difficoltà e piena di ostacoli. Poi quando vediamo delle cose che ci possono interessare, laddove possiamo le sosteniamo, come abbiamo fatto per le amministrative. Allo Stato io vedo una sinistra che anche nelle amministrative non esce rafforzata.
Questo è un altro dato che va sottolineato complessivamente. La sinistra, intendo dire tradizionale, alla sinistra del PD, va meglio quando ci sono delle proposte convincenti, innovative, con persone credibili. Quando è un po' il solito schema, si va in affanno politico. Io quello che posso dire è che se nel centro-sinistra continua a esserci uno schema di tipo tradizionale, qualcosa che a noi come esperienza politica non interessa. Noi siamo un'esperienza, l'unica esperienza forte rimasta in Italia, la prima e, come ho detto prima, l'unica rimasta, almeno in una grande città, che mette insieme alternativa vera, politica, culturale, sociale ed economica, protagonismo dei cittadini, rottura del sistema, questione morale come primo punto dell'azione amministrativa e politica, rivoluzione, coerenza e affidabilità di governo. Quindi noi andremo interessati laddove c'è qualcosa che più o meno assomiglia a quello che stiamo facendo a Napoli, non per essere noi egemoni, ma politicamente ti devi accompagnare con chi ti convince e con chi vuoi fare un lungo viaggio, altrimenti se dobbiamo inciampare politicamente non ci interessa. Articolo 1 e capo progressista non la... No, mi fermo qua per adesso, non so che cosa faranno, cioè non riesco ancora, sarà un mio limite assolutamente, ma non riesco ancora a capire quale sarà la proposta. Per esempio, se lei mi parla dell'appello che hanno lanciato Falcone e Montanari, leggo l'appello, è un bel appello, fatto a due persone che sono nuove, che sono due persone che io stimo, è un appello interessante, che non significa che è un'alleanza politica, non sapremo chi andrà in quella direzione, però è una cosa che un cittadino, un italiano, un meridionale, un sindaco può guardare con interesse. Se invece sono riposizionamenti algebrici per mutare un po' i rapporti di forza nel centro-sinistra tradizionale, è qualcosa che non è che non osservo, perché poi da sindaco io devo dialogare. Se voi però mi fate la domanda, immagino come prospettiva di alleanza, allo Stato non vedo come potrei dire c'è una prospettiva di alleanza, primo perché non c'è una proposta, secondo perché quello che si legge sinora sui giornali non rappresenta nessun tipo di novità rispetto a come interpretiamo noi la novità della politica.